Subito le vogliamo chiedere, intanto l'area Vestina che da qualche giorno non fa più parte della zona rossa, Civitella Casanova però ad oggi conta 37 casi di contagio. Ecco, c'è ancora preoccupazione sul territorio. Sì, buonasera Stefano, grazie a voi per essere qui con la Civitella Casanova e per il vostro lavoro che svolgete nonostante il periodo critico e quindi mettendo a rischio anche la vostra salute. Sì, come dicevi, Civitella Casanova con l'ultimo decreto del Presidente della Regione Abruzzo è uscito dalla zona rossa e è uscito in un momento particolare in cui avevamo tanti contagi e ancora diversi tamponi. Di cui attendevamo risposte. Questi tamponi purtroppo nella giornata di ieri e di oggi si sono concretizzati in modo negativo e abbiamo diciamo, aumentato i casi portandoli dai 33 di qualche giorno fa ai 37 di oggi. Ecco, Sindaco, lei nei giorni scorsi ha fatto sentire proprio la sua preoccupazione perché, a differenza degli altri paesi dell'area Vestina, ricordiamo Penne, Montebello, Farindola, lei era uno di quei sindaci, è stato l'unico forse sindaco ad essere molto preoccupato e a chiedere ancora che la zona rossa fosse prorogata almeno di una settimana. Certamente, viviamo noi dalla diciamo, fine di febbraio, siamo costantemente sul territorio e costantemente con, diciamo, abbiamo il metro della situazione. Eravamo in un momento in cui, dicevo pure prima, avevamo diversi tamponi di cui attendevamo risposte, quindi l'esperienza ci ha insegnato che le percentuali dei tamponi che si concretizzano in modo positivo sono tante, ecco perché avevo chiesto magari di restare anche un'altra settimana, 10 giorni, che era tempo necessario per superare il momento critico. Ecco, Sindaco, l'area Vestina però, prima dell'uscita dalla zona rossa, era in attesa di questi tamponi, tamponi che erano stati annunciati, che però, purtroppo ad ora, non si sono visti. Li chiedete ancora, anche se, fuori dalla zona rossa? Certamente, l'ultima volta li ho chiesti questa mattina, chiaramente dobbiamo capire anche diciamo, il momento critico in cui sta operando la ASL regionale e soprattutto provinciale e quindi c'è un grande lavoro, una grande mole di lavoro e forse una struttura che non era pronta e sicuramente non si attendeva un epilogo del genere. Quindi noi l'abbiamo chiesto, lo chiediamo ancora e stiamo in attesa di fare una serie di tamponi su larga scala. Ecco, Sindaco, purtroppo negli anni Civitella Casanova è stata sempre vittima di qualche tragedia. C'è questa del coronavirus che vi ha portato via tanti concittadini, c'è stata quella del terremoto, delle frane. Però la domanda è questa: una comunità di Civitella che è stata sempre pronta a rimboccarsi le maniche e aiutarsi a vicenda, come avete fatto anche questa volta? E supereremo anche questo momento, sicuramente lo supereremo con l'aiuto di tutti i cittadini e dell'amministrazione. Noi abbiamo, diciamo, ci siamo attivati subito, praticamente dalla fine di febbraio, anche con una campagna massiccia di informazione e di sensibilizzazione della popolazione. La popolazione ha risposto in modo positivo, purtroppo però noi siamo una comunità, forse tra le più grandi, a parte Penne e Loreto, di questa area Vestina. Siamo una popolazione che ha diversi contatti, sia sociali che di lavoro, quindi è preposta, diciamo, all'uscita fuori dal territorio comunale. Questo in qualche modo probabilmente ci ha punito, insomma. Ecco, prima di concludere, questa zona rossa, l'uscita dalla zona rossa, però ci sarà da lavorare perché si potrà ripartire anche con i cantieri del sisma. Ecco, pian piano, con le dovute precauzioni, però bisognerà tornare a lavorare per mettere in sicurezza quelle case che erano state messe giù dal sisma. Sì, è una disgrazia sulla disgrazia perché, appunto, come dicevi, abbiamo diversi cantieri legati al sisma, abbiamo la scuola, ma abbiamo anche tante opere di consolidamento che purtroppo sono ferme, quindi di salvaguardia del territorio. Adesso pare che nei primi di maggio, se non prima, in qualche modo si ripartirà e questa sarà una cosa indispensabile sia a livello, diciamo, così, psicologico, ma soprattutto economico per tutta la comunità.
Ecco, in conclusione, vi rimproverate qualcosa come amministratori, sia come amministratori di Civitella, ma per tutto il complesso dell'area Vestina? Assolutamente no, io credo che l'impegno profuso è tantissimo, è grandissimo, anche se io dico sempre che chi non sbaglia e chi non fa nulla è che per fare meglio c'è sempre tempo. Però onestamente abbiamo battuto il territorio palmo per palmo, siamo stati uno dei primi paesi con la spesa a casa per evitare il movimento di cittadini, anche di persone anziane che in qualche modo non avevano problemi di corona, ma per evitare appunto che le fasce più deboli potessero in qualche modo essere più esposte. Quindi una campagna di sensibilizzazione molto alta, di informazione. Siamo stati, credo, tra i primissimi comuni, iniziando dal 13 marzo con la sanificazione delle strade, delle strutture pubbliche, dei posti più affollati. L'abbiamo fatto ciclicamente, ripetutamente, abbiamo consegnato più volte dispositivi di protezione, chiaramente con le disponibilità che avevamo anche a casa, siamo stati vicini in tutti i modi, quindi io credo che più di questo non potevamo fare.